È pronta? Vai. Ok. Quello che faremo a suo figlio, signora, è una cosa di tutti i giorni. Sì, però aspetta. Spiega perché abbiamo rapito questo ragazzo e dici che cosa si tratta. Mettiamolo in questi termini. A noi piace giocare. Siamo dei giocherelloni. Il gioco è semplice. Noi sottoponiamo suo figlio alla visione di un programma ad altissimo tasso culturale. Bip! Facciamo vedere un quiz televisivo a suo figlio, signora. Se sbaglia una risposta, bam, un colpo. Esattamente così. Però, so già qual è la domanda che l'assilla. Signora, booster. Tre buste, signora, la scelga. Tanto tutte e tre contengono la stessa risposta. E la scelgo io, la prima. Perché mettete in gioco la vita di mio figlio con un quiz? La domanda è semplice, signora. Perché il quiz rappresenta la vita di ogni singolo spettatore che passa la vita di fronte alla TV mangiando patatine e popcorn, ignorando tutto il mondo che le sta attorno, e soprattutto dell'arte. Arte, pittura, cinema, musica di propaganda. Sentito il collega? Parole sante. Signora, vuole sapere come stanno esattamente le cose? Beh, ora le dico come stanno esattamente le cose. Ho scritto anche due righe per questa occasione. La televisione non è altro che un insieme di programmi inutili. E non vi sembra triste vedere personaggi famosi che per divertirsi vengono pagati? E non le sembra inutile vedere la gente rinchiusa in una casa che per vincere un qualcosa senza sudarselo sia da idioti? Beh, questa è la vostra cosiddetta televisione. La nostra televisione che voi ignorate o fingete di non conoscere inizia alle 2 del mattino e si chiama fuori orario. Mi occorre aggiungere altro? Mi occorre aggiungere altro? Spiega perché abbiamo iniziato a torturare. Il gioco è semplice, signora. Signora! Signora! Se c'è tutta l'ora ti consiglio di rilassarti perché tra un po' comincia il quiz, eh? Allora, dunque, spieghiamo un pochino perché abbiamo cominciato a torturare. Il gioco è semplice, eh? In pratica abbiamo cominciato a torturare da quando abbiamo visto che in televisione è comparso un programmino che si rifaceva a un libro di Orwell che si chiama 1984 e da lì ci sono girati i coglioni. Il grande fratello ti osserva, sono cazzate che non hanno alcun senso. Ed ecco perché noi abbiamo deciso di fare questo gioco interagendo con voi, persone che siete in casa, familiari di questo rotto in culo che tra un po' ci lascia, a dover affrontare una bella storiellina. Cioè quella di farvi sentire all'interno di una casa ad osservare la vita di questo qui. Buona visione. Noi siamo il grande fratello e voi non potete farci niente. Signora, si ricordi che una volta che riceverà questa cassetta vedrà tutto quanto in differita, come tutti i programmi televisivi che si autonominano in diretta. È l'ora del quiz. È l'ora del quiz. Pronto ad essere ammettata la vita e la morte? No, vi prego, abbiate pietà! Non in questa vita. Allora, le regole. Le regole? Dunque, le regole. Grazie di avermelo ricordato. Allora, se la concorrente del quiz sbaglia e tu la azzecchi la risposta, vivi. Se sbagli, muori, ok? Ah, naturalmente devi rispondere prima della concorrente, se no muori. Diamo inizio alle danze! Scossa? Nel 500 se qualcuno proponeva di giocare a picchetto bisognava tirar fuori un mazzo di carte, la A o la una pistola. Qual è? È un antico gioco di carte di origine francese. Mi dispiace Alfonsina, un errore, ecco la bravo. Celestino, guardando frontalmente lo stemma dei carabinieri, da quale parte sventola la fiamma? Fa finta che ce l'abbia io. La A o la B? A destra o a sinistra? A destra. A destra. L'altra è a sinistra. Ovviamente destra è la risposta esatta. Destra, la. Ma che bel cervellone. Signora, troppo se lo porta a casa, eh. La fiamma dei carabinieri, guarda. Gabriella, tutti sanno che cos'è un DVD. Tutti sanno cos'è un DVD. Le due D stanno per digital e per disc. Cosa significa la V? Per la seconda. E la V per che cosa sta? Versatile o l'altra? L'altra.
Versatile. Versatile. Versatile, risposta sbagliata. L'altro volante invece è partita, versata in disco. Guarda, Gabriele. Mica adesso a tutto il mondo.